una micro ospitalità all'interno dei vari comuni è meglio che creare grandi concentrazioni. È necessario che tutti facciano la loro parte, non può essere che ci siano i buoni e non buoni, i cattivi e non cattivi, i duri e i puri. Ecco, dobbiamo invece cercare di fare in modo che questo problema sia un problema che affrontiamo tutti insieme. In questo modo credo che pochi migranti per ciascun comune consentirebbero di affrontare senza difficoltà la situazione. Poi all'interno dei comuni questi migranti possono anche fare lavori socialmente utili, come stiamo cercando di fare noi a Este. Certo, non ha senso fare situazioni di questo tipo se si vanno a concentrare decine, centinaia di migranti in un solo comune. Il presidente Soranzo ci ha convocati e lo ringraziamo, e soprattutto perché c'è la presenza sì dell'ente superiore della provincia, ma soprattutto dell'ente di governo nel territorio, che è quindi il prefetto di Padova. Dal prefetto ci aspettiamo intanto informazioni, ma soprattutto anche delle proposte concrete, per capire qual è, perché i nostri cittadini sono preoccupati e pertanto noi vogliamo tornare a casa potendo dare delle notizie chiare ai nostri concittadini. Bitonci non si è presentato, ha detto solo i sindaci di sinistra accoglieranno l'appello di Soranzo, lei cosa risponde? Io credo che ognuno è libero di fare ciò che vuole, ritengo che sia un'occasione mancata il fatto di non essere presenti, perché tutti insieme invece ci si può proprio coordinare, confrontare e magari trovare una soluzione per la nostra cittadinanza. Il fatto di non essere presente ritengo sia una scelta assolutamente discrezionale, ma che manca di rispetto, non vorrei fosse una questione politico-partitica fra altri. Evidentemente il tema dei profughi non deve essere politicizzato, altrimenti non si va da nessuna parte. Non può essere assolutamente il messaggio che chi viene a un incontro con la prefettura, che ringraziamo di aver accolto questo auspicio fatto dal presidente della provincia, debba essere catalogato di una certa categoria rispetto invece a un altro che sempre di questo stato fa parte, altrimenti si dovrebbe togliere la fascia e fare qualcos'altro, e che dica che invece lui non li accoglie. Cioè, qui o c'è uno stato o ci sono delle persone che gridano più forte. Io non penso che sia questa la regola. No, profughi, basta profughi. No, sicuramente un centro profughi a Bagnoli di Sopra. È opinione di tutti, non solo di noi paesi, sindaci di paesi, ma di tutto il territorio, di tutta la provincia di Padova, che un hub nel comune di Bagnoli di Sopra non può starci. Non c'è una struttura adeguata, non c'è un tessuto sociale e economico adeguato per accoglierli, e sicuramente chi lo deve fare, sappiamo tutti che sicuramente non è il comune di Bagnoli.